Siamo con Manuela Desiano, allenatrice della futura Volley Lacameno. Manuela, partiamo da questa partita, vittoria netta 3-0, te l'aspettavi? No, le partite sono sempre da giocare. Certo, noi abbiamo giocato con qualcosa in più tenendo Marianna in campo, però comunque era importante per dare la carica e la motivazione a una squadra che comunque viene da un ripescaggio, e quindi era importante motivarle sin dall'inizio. Poi ci saranno le giovani che avranno modo di fare esperienza durante tutto il campionato, perché noi, come hai potuto vedere, alla fine sono due ragazze grandi e poi il resto sono tutte 98, 99, 2001, 2000. Quindi insomma ci sarà da fare esperienza per le ragazzine. Ecco, che campionato ti aspetti? Già l'anno scorso non è stato facile, comunque siete retrocesse, c'è stato questo ripescaggio. La Serie C è un campionato difficile, totalmente diverso da quello di Serie D. Avete preferito giocare ad un livello più alto, ecco, anche a costo di perdere qualche partita in più? Per noi era importante il ripescaggio. Avevamo tutte le carte per essere ripescati, e nel momento in cui ci hanno chiamato, c'è la disponibilità, noi abbiamo accettato subito, perché era importante mantenere il livello alto di gioco, in quanto quest'anno, come gli anni scorsi, abbiamo sempre il progetto Under 18, e quindi è importante giocare insomma con un gioco molto più veloce rispetto a quello della Serie D. Serie D significava comunque rallentare il gioco, e quando vai a fare insomma la seconda fase, provinciali e regionali, non ti trovi più insomma, e vai parecchio in difficoltà. E per questo dico, è importante che giochino le giovani quest'anno, perché sono loro che devono fare esperienza per poi portarci insomma a un eventuale under 18, sperando tra virgolette, con la disponibilità delle altre squadre di fuori, insomma, che ci saranno 5-6 ragazze che ci daranno una mano. Speriamo di arrivare a una fase. L'anno scorso abbiamo fatto la finale regionale, ci è andata male, però comunque per noi era alto livello, insomma siamo stati la seconda squadra in Campania, e quindi è stata una bella soddisfazione. Quest'anno ci proviamo di nuovo ad arrivare in finale, e casomai insomma di cambiare l'esito della gara. C'è il cambio in regia, ci sono nuovi innesti che vengono dal vivaio. Tutto questo ha bisogno di molto lavoro sicuramente, ma ancora più importante, ha bisogno di tanto tempo per vedere i primi risultati. E non parlo di risultati proprio di partite vinte o perse, ma proprio di gioco che è mancato per tutta la partita. Ecco, ti è mancato il gioco, un commento anche sulle giocatrici, forse qualche giocatrice più esperta ti è mancata più che mai in questo momento. Le giocatrici più esperte devono riuscire a dare quel qualcosa in più. Per ora abbiamo una squadra sicuramente giovane, dove non risalta il pizzico di esperienza che c'è in alcune giocatrici, appunto. Rosario, propositi per questa nuova stagione che sta per iniziare? Crescere, continuare a crescere, è un progetto iniziato nel 2008, lo viviamo tutti i giorni, a partire dal ragazzino più piccolo che si trova in palestra alla più grande che era qui oggi in partita. È il nostro obiettivo di sempre, crescere, formare ragazze, dare la possibilità a loro di divertirsi con questo splendido sport che è la pallavolo.